Avanti con un altro ospite, Stefano Santarossa, Radicali Italiani. Ritorniamo sull'argomento diatriba, Lega, Tondo. Insomma, ci troviamo, come diceva Narduzzi, all'ultima curva e sbandare in curva in questo momento sarebbe veramente assai pericoloso per tutta la maggioranza, ma non solo. In una situazione in cui a livello nazionale le cose non vanno bene, creare problemi anche a livello regionale diventa ancora più complicato. Quali sono i messaggi che possono arrivare dai radicali tanto a Tondo quanto alla Lega? Beh, intanto io mi auguro davvero che Tondo si smarchi dai leghisti che in questi anni hanno rappresentato la conservazione, ha rappresentato un modo di far politica nei termini economici di chiusura anche della nostra regione rispetto a realtà vicine, con protezionismi, ma anche con l'accaparramento delle posizioni di poltrone nei vari enti, senza avere una missione invece di far progredire la nostra regione. Per questo, da più punti di vista, abbiamo apprezzato l'autonomia di Tondo sui temi etici, in particolare mi riferisco al caso di Eluana, e anche in questi giorni c'è stata la conferma della posizione di Tondo su questo tema, che la dice tutta sulla sua tradizione laica e socialista, per altri versi sui temi economici. E su questo noi vorremmo davvero che Tondo aprisse un dibattito anche con l'opposizione per riformare e fare della Regione Friuli Venezia Giulia un esempio invece di riforma completamente maggioritaria, uninominale, in collegi dove ci sono eletti 40 consiglieri regionali, cancellare le quote proporzionali per avere una regione federale con forte autonomia ma anche con forte democrazia, aprendo ai referendum propositivi, cioè dare la possibilità a questa regione di diventare un esempio per tutte le altre, visto che votiamo in momenti però diversi. Però i tempi ormai sono scaduti, nel senso bisognava farlo un po' prima, siamo all'ultimo scampolo di legislatura, mettersi adesso fare questi ragionamenti e tra virgolette cambiare le regole del gioco mi sembra un po' intempestivo. Il ragionamento è, visto che c'è uno sparigliamento generale, c'è la possibilità che i consiglieri regionali ragionino con la propria testa e non seguendo i diktat di partito. I riformatori potranno essere in grado di dare un'alternativa al sistema partitocratico che anche in regione, per i veti dell'UDC piuttosto che della Lega, eccetera, ha rappresentato un vincolo per questa regione. Quindi noi siamo su quella posizione, una riforma totale della regione in senso presidenziale e federalista. Bene, grazie quindi a Stefano Santarossa.